ci siamo, siamo in Vietnam addirittura, con l'associazione Borla Milano, okay, e siamo qui con il responsabile della scuola, giusto? Ok. Raccontiamo un attimo in cosa consiste, sono arti marziali vietnamite. Esatto, sì, un'arte marziale del Vietnam, è stata fondata nel 1938, quindi una disciplina recente, e fondata sulla base della storia dell'arte marziale vietnamita, è stata fatta una sintesi di quello che era l'arte marziale vietnamita, la disciplina che è Bo Vietnam Viet Co Dao. Non è complicato, sì. Però insomma, quali sono? È veramente aperta a tutti, nel senso che fin da bambini si può accedere a questa tipologia di. Sì, io la disciplina è appunto dai 5 anni, inizialmente. Io personalmente preferisco non insegnare prima dei 5 anni. Dei 5 anni iniziamo appunto questo percorso, che diciamo dai 5-9 ha un tipo di insegnamento, poi facciamo dai 9-13 un altro percorso, dai 14 sono percorsi degli adulti, e come poi organizziamo anche i corsi presso la nostra associazione. Che cosa ha dell'aspetto prettamente sportivo, fisico, quindi, da un punto di vista mentale, disciplina, proprio in senso più lato? Cosa porta? Beh, allora, questo è un po' la peculiarità di tutte le arti marziali, ovvero formare un pochino il carattere, aiutare sia l'adulto che il bambino a formarsi, a dare disciplina. Ovviamente se si inizia da bambini si ha un percorso che diventa più naturale e in forma. Ma anche chi inizia da adulto o comunque in età adolescenti riesce comunque a formare un carattere. Ho avuto atleti in qualsiasi età e ho atleti di diverse età e tutti hanno avuto una loro formazione. Donne e uomini chiaramente. Donne e uomini di qualsiasi età, non abbiamo limiti. Ovviamente il limite è nella persona. Quello che ha 20 anni fa le cose per non durare 20 anni, chi ha 50 per quello che ha 50 anche 60, le aspettative in prossimi 50-60 anni. Allora, ricordiamo dove siete, anche prendendo le iscrizioni. Ivana, secondo me così, sui tuoi piedi, insomma, a Gorla, giusto? Bravissimo, è l'unica parola che riesco a dire del nuovo nome dell'associazione. Volevo essere più precisa, però. Allora, veramente nasciamo qua nel quartiere di Gorla nel 1997. Il primo corso è stato aperto nel 1997, il primo aprile 1997, e siamo in via Pelle 38 presso la palestra Leonidas. Ok, così Fabio, allora tu fossi interessato, cioè l'età a quanto pare non è un problema. Non è un problema. Quindi, se vuoi, devi imparare a pronunciare il nome. Devo fare il primo corso di questa vita per riuscire a dire il nome. Adesso facciamo un corso rapido. Va bene, ok, ti ringrazio. Grazie e buon ci vediamo dopo con l'esibizione. Grazie. Grazie a te, Ivana.